Nel derby valido per la decima giornata del campionato di Serie D, Girone F, il Pineto e la Vastese pareggiano per 2-2 in una partita infinita. I vantaggi biancorossi con Monza al 27esimo, il Pineto la ribalta nel primo tempo con Cardella e Minozzi. Nella ripresa a tempo scaduto, un rigore contestato dai padroni di casa permette all'ex Jonathan Alessandro di impattare il match. Calcio d'inizio per gli ospiti. Dopo una fase molto lunga di studio, al 27esimo arriva il lampo che squarcia la partita. Cross dalla destra dei biancorossi, respinge inizialmente la difesa di casa sulla ribattuta e più lesto di tutti Monza, che col mancino spedisce il pallone all'incrocio dei pali. Questo sblocca l'incontro e dopo due minuti il Pineto pareggia d'orgoglio. Slalom al centro dell'area di Domizzi, che salta due avversari e viene atterrato da un difensore ospite. Si conquista il penalty. Dal dischetto si presenta Cardella, che alla mezz'ora spiazza di Rienzo e fa 1-1. Spezzati gli equilibri, si prosegue da una parte e dall'altra. Ghiotta chance per Scafetta, che prova a fulminare Mercorelli dal limite dell'area, ma la sfera esce larga di poco. I biancazzurri ci provano poco dopo. Barlafante tenta la zampata volante, rimparata da Diallo. 43esimo, De Angelis mastica troppo il tiro e un minuto più tardi il Pineto la ribalta, sgroppata sulla sinistra di Pezzotti. Il suo servizio a centro area viene respinto dalla difesa vastese. Sul pallone vagante si invola Minozzi, che col mancino esplode la botta e sigla il sorpasso biancazzurro. Nel finale di primo tempo Monza ci prova dal limite, Mercorelli respinge sulla ribattuta, Alonzi è in posizione irregolare. Nella ripresa la Vastese inserisce Alessandro al posto di De Angelis, schierandosi a trazione anteriore. La prima occasione però è per il Pineto al 14esimo, sguscio della quercia sulla destra. Invito al centro per Barlafante, che con un tocco volante spedisce alto. Entra esposito nei biancazzurri, autore di una prova intensa e ricca di sacrificio. Nel finale ci prova Scafetta dopo un batti e ribatti, ma la conclusione viene sporcata in corner. Nell'ultimo minuto regolare la Vastese gonfia la rete con Alonzi su assist di Alessandro, ma è tutto fermo per offside. L'assalto biancorosso produce più di un brivido alla schiena di Mercorelli. Il cross della sinistra deviato da Mesisca termina sull'esterno della rete. Sull'asse Baldinini, Barlafante prova a valare la squadra di Pomante, conquistandosi un altro calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Esposito, che si lascia ipnotizzare da Di Renzo. Nei minuti di recupero la Vastese accarezza il pareggio con Romanucci, strepitosa la risposta di Mercorelli. Pareggio che arriva a tempo largamente scaduto. Il tocco di Della Quercia viene punito con il penalty tra le veementi proteste locali. Dagli 11 metri va l'ex Alessandro, che fa 2-2 e chiude così il derby. Prima, fino a domenica scorsa, a livello di gioco la mia squadra ha sempre imposto il gioco. Oggi siamo riusciti muy poco a fare quello. È normale che il campo era pesante, non ci permetteva di giocare veloce la palla. Siamo stati poco lucidi, palla al piede. Ci sta, penso che sia un incidente di percorso. Il rammarico è quello, perché alla fine la partita avevi avuto la forza di ribaltare il risultato, che non c'era mai successo quest'anno. Dispiace per i ragazzi, perché i ragazzi lì dentro sono tristi. Qualcuno addirittura piange, dico la sincera verità, perché gli dispiace, perché stavamo vincendo una partita sofferta, una partita fatta col cuore, però alla fine, come hai detto tu, il rigore di Alessandro ci ha punito, però penso che il pareggio sia giusto. Che abbiamo incontrato una delle più forti squadre del campionato, e complimenti all'allenatore, perché è molto organizzata. Noi l'avevamo preparata molto bene appunto per questo motivo. Loro erano forti in tutti i reparti, abbiamo cercato di arginare le loro punti di forza per poi colpirli dove noi potevamo. Dopo c'è stato un rigore discutibile, il primo e anche il secondo, adesso io non, ero lontano quindi non potevo vedere, però la partita è stata combattuta fino alla fine da parte nostra e da parte loro, quindi vuol dire che ci tenevamo sia noi che loro a fare almeno un risultato.